Ciao a tutti! Vi avviso già che Manila è su di giri, è arrabbiatissima perché era seduta sulla mia sedia sulla quale faccio i video, infatti... Guarda com'è arrabbiata! Guarda com'è arrabbiata! Io l'ho spostata senza alcuna pietà. Per fortuna che è venuta qui a strusciarsi e ci terrà compagnia, come al solito, attaccando il cavalletto. Benissimo! Direi che possiamo iniziare con il video di oggi, che è dedicato al cinema. E per una volta vi voglio consigliare un bel film, che è una novità, tra l'altro. È stato presentato nel Festival di Cannes l'anno scorso, vincendo il premio per la migliore interpretazione femminile, e diciamo che sin dalla sua presentazione è stato nominato come uno dei film evento dell'anno, poi diciamo eclissato dall'iconico Drive My Car, che vi ho già consigliato ampiamente sul canale. Tuttavia voglio recuperare per voi questo film e consigliarvi di vederlo, perché secondo me è un titolo molto valido, e sto parlando, l'ho anche comprato in DVD alla fine, La persona peggiore del mondo, che è il nuovo film di Joachim Trier, un regista norvegese che a me piace molto. Io ho amato in particolar modo i suoi primi film, Reprise e Oslo 31st of August. Ho apprezzato meno le sue prove, diciamo, più internazionali, come Segreti di Famiglia o Thelma, che non mi hanno convinto fino in fondo. Invece qua, diciamo che ho avuto maggiore respiro della sua poetica e del suo stile, e la sua capacità anche di raccontare delle grandi storie utilizzando molto poco, se non una grande scrittura, che molto spesso è anche opera di uno sceneggiatore di altissimo livello come Eskil Vogt, autore norvegese che tra l'altro è responsabile di un film splendido e sconosciuto che vi obbligo a vedere praticamente, ovvero Blind. Fantastico! La persona peggiore del mondo è un film che è normalmente distribuito in Italia, quindi lo potete recuperare senza problemi. Ci sono alcuni cinema che lo stanno proiettando, però lo potete recuperare o in DVD oppure anche su Amazon Prime Video, dove lo potete trovare a noleggio, quindi a pagamento, ma comunque 4,99€ secondo me li vale in questo caso. Allora, di che cosa parla La peggiore persona del mondo? Diciamo che si inserisce abbastanza bene in quel tipo di storie non storie. È un ritratto, è il ritratto della nostra protagonista, che è Giulia, che viene, diciamo, sviscerata attraverso 12 capitoli. È anche una storia d'amore, se vogliamo, una storia d'amore un po' anomala. Noi seguiamo questa protagonista che si avvicina alle soglie dei 30 anni senza avere una bussola che le consenta di orientarsi nel mondo contemporaneo. Un po', diciamo, un personaggio brioso, anche ribelle a volte nella sua semplicità, che diciamo rappresenta molto bene le generazioni più giovani di oggi, millennial e la generazione Z, e la loro voglia di fare, allo stesso tempo in contraddizione rispetto alla mancanza di possibilità o all'idea di fatica nell'inserirsi all'interno del contesto sociale circostante. Giulia è una ragazza che sogna di scrivere e vuole fare la scrittrice, però diciamo che tutto ciò che butta giù a macchina non la soddisfa fino in fondo, e diciamo che la sua vita prende una piega nuova quando conosce Axel, credo che si chiami, che è un ragazzo che la fa innamorare, è un ragazzo che sta ottenendo in realtà fama grazie a dei fumetti che lui realizza, dei fumetti controversi che vengono anche, sono anche un punto di discussione controversa legate alle tematiche che affronta questo fumetto un po' mordace, un po' sulla scia di South Park, se vogliamo, e è una storia d'amore che sin da subito viene presentata, secondo me, in modo veramente raffinato e credibile. Ecco, l'aspetto più grosso di questo film, che non racconta chissà quale tipo di storia, anzi ha una vibe, diciamo, abbastanza antica, ottocentesca nel raccontare questa storia di un grande personaggio, ma attraverso l'astrazione tipica di storie più contemporanee, come quelle che si trovano all'interno di romanzi, dei romanzi di Sally Rooney, per esempio. E noi capiamo subito che questa storia d'amore ha un enorme potenziale, un enorme
enorme carica emotiva, ma allo stesso tempo un disequilibrio troppo forte. Axel sin da subito vuole inserirsi a pieno in una società, in quello che ci si aspetta da una coppia che ormai ha una certa età. Axel è anche molto più grande rispetto a Giulia. Giulia sta per compiere 30 anni, lui ha 10 anni in più, e lui vuole diventare padre, cosa che invece per Giulia al momento non è un affare di discussione, ed è un disequilibrio che viene, diciamo, raccontato anche attraverso la necessità per Giulia di scambiare le carte e che la condurrà, diciamo, a un altro punto di svolta, ovvero questo incontro a tratti dominato da un certo realismo magico con un altro ragazzo che sembra più incline a quello che Giulia vuole. Lei lo incontra imbucandosi in un matrimonio, e c'è proprio questa parte che ho trovato molto affascinante, surreale, in cui i due, che sono entrambi fidanzati, hanno questa chimica tale che attuano un gioco nell'arco di una notte in cui fanno cose intime assieme senza tradire. Ed è un aspetto un po' bizzarro che mi ha ricordato certe commedie romantiche indipendenti, un po' la Michel Gondry, tipo loro si guardano mentre fanno i loro bisogni, ed è una cosa molto intima da fidanzati, se vogliamo, però senza appunto tradire. Fumano, si scambiano il fumo mentre fumano, quindi diciamo che è una trasgressione che non implica grosse conseguenze, anche se in realtà ovviamente le implica. C'è un altro film però che mi ha ricordato tantissimo La persona peggiore del mondo, ed è assolutamente un film straordinario che dovreste assolutamente vedere, uno dei miei film preferiti, che è Millennium Mambo. Millennium Mambo è un film del 2001 diretto da Hu Hsiao-hsien, che è un grandissimo regista taiwanese. Lui diciamo che è focalizzato principalmente sui drammi storici in costume. Gran parte della sua filmografia è ossessionata all'idea della storia del popolo taiwanese e non solo. Quindi Millennium Mambo, quando uscì, fu, diciamo, una sorta di pecora nera apparentemente, perché in realtà è un film del 2001, ambientato nel 2001, dove seguiamo la storia di una ragazza divisa tra due uomini, una ragazza anche in questo caso abbastanza persa, ribelle, divisa tra due relazioni, una relazione tossica e una relazione invece che non sa da fare per altre motivazioni. E Hu Hsiao-hsien raccontava tutto questo attraverso luci al neon, locali notturni, musica techno, l'operazione che sembrava fare il regista taiwanese in quel film era proprio quella di raccontare il microcosmo di questo personaggio femminile, Vicky, per raccontare il macrocosmo, ovvero attraverso una storia molto intima raccontare una generazione. Quindi diciamo che la tesi, anche diciamo supportata dall'uso del voice over a 10 anni nel futuro, questo avveniva appunto in Millennium Mambo, sembra appurare l'idea che attraverso la storia intima e personale di Vicky stiamo facendo una sorta di fonte storica. Come vive la generazione taiwanese nel 2001? Così sono i giovani di oggi, o quantomeno il sentimento di solitudine, alienazione e allo stesso tempo di voglia di qualcosa di reale che i giovani taiwanesi vivono all'alba del XXI secolo. Ecco, è un po' lo stesso procedimento che io ho sentito qua. Secondo me c'è una fortissima influenza di Millennium Mambo in questo film, per quanto siano film diversi. Anche qua abbiamo un voiceover, anche qua il personaggio principale femminile viene sviscerato nei minimi particolari attraverso il racconto minimo delle sue motivazioni emotive e le sue relazioni e la sua necessità di crescere, trovare un posto che inevitabilmente non è necessariamente appunto quello che ci si aspettava, perché la vita a volte è beffarda e crudele, se vogliamo. Però anche attraverso la storia di Giulia sembra che noi percepiamo la necessità di Trier di tracciare un ritratto generazionale che è molto potente nella sua intimità e soprattutto nella sua credibilità. È un film molto cristallino in cui ci si può riconoscere perfettamente, anche se non sono vissute le sensazioni di Giulia, riesci tantissimo a capire, a medesimarti in lei, anche quando il film gioca con il surreale. C'è anche una scena di realismo magico, se vogliamo, in cui si ferma il tempo, che è splendida, oppure ancora quando in una festa tra amici si provano i funghetti allucinogeni e c'è questa parte estremamente bizzarra e surreale. Ecco, anche quando gioca col surreale, non è quel surreale accomodante, diciamo, è sempre molto ben inserito all'interno della narrazione,
e riesce effettivamente a trasmettere con molta energia le emozioni che vivono i personaggi. È proprio una capacità di entrare a livello psicologico unica nel suo genere. E no, è interessante notare come questo film potrebbe essere effettivamente il Millennium Mambo dei millennial, o comunque della Gen Z, perché Millennium Mambo parlava della generazione X, la generazione precedente, quella nata appunto tra gli anni 70 e gli anni 80. Ecco, qua invece c'è proprio un aspetto contemporaneo, anche sulle tematiche che vengono affrontate con estrema nonchalance, ma inserite nel contesto del dibattito naturale di oggi, dal Me Too al mansplaining, che vengono inserite senza nessuna questione politica, ma vengono inserite proprio come temi da affrontare anche in modo molto tranquillo all'interno di una discussione da tavola, senza per forza offrire degli spiragli all'interno della trama, un po' come quando a un ritrovo tra amici ci si mette a parlare di politica con le conseguenze del caso. Ecco, è molto naturale questo film, è molto credibile, e nonostante nell'ultima parte il film sembri sgonfiarsi un po', in realtà secondo me è molto coerente in quello che vuole dire, e lo fa con una precisione cristallina. Secondo me è un Trier che ha trovato, diciamo, l'ago della bilancia corretto dopo aver un po' sperimentato anche con i suoi precedenti film. Ripeto, a me gli ultimi due non erano piaciuti. Segreti di famiglia l'ho trovato un po' un melodrammone, Thelma invece non mi è piaciuto particolarmente, l'ho trovato un po' inconcludente, però qui ho rivissuto la forza, la potenza di Oslo 31st August e Reprise, perché da una parte abbiamo la profonda malinconia di Oslo e dall'altra invece anche l'ironia beffarda di Reprise. Ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta molto è proprio quest'uso dell'umorismo sottile, umorismo nordico, che rende il film denso, delicato, ma allo stesso tempo beffardo al punto giusto, che mi convince effettivamente a consigliarvelo. Quindi io vi consiglio caldamente La persona peggiore del mondo, il nuovo film di Joachim Trier, una produzione norvegese. Fatemi sapere anche voi se l'avete visto, non l'avete visto, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao, e guardatevi anche Millennium Mambo, che è bellissimo. Ciao ciao.